già lavoravo nella televisione, facevo l'assistente operatore e montatore. E poi mi è capitata l'occasione di arrivare su un primo set hard in Italia. E ho colto l'occasione, insomma, di fare questa esperienza. Anche perché, diciamo, era un po' il desiderio di tutti andare a vedere un set hard, lavorarci in qualche modo. Rispetto, prima mi capitava di lavorare pure per andare al Senato della Repubblica, andare a fare i telegiornali, quindi passare, diciamo, dal Senato al set porno, insomma, era un'occasione chiusa. Questo è un lavoro con cui ci ho campato per parecchi anni, dignitosamente e pure bene, fino ad oggi. Momento un po', diciamo, di confusione generale per tutti e anche nel settore, quindi... Quello che prima era un pilastro, cioè il film con le scene, e soprattutto nell'ambito poi italiano, il film con la storia un po' curata, dove c'è pure un po' di neorealismo, così sempre un po' pecoreccio come lo facciamo noi del porno, però era, diciamo, un caposaldo quel tipo di film, che poi erano quelli che faceva Mario Salieri. I personaggi, i registi più importanti ci sono stati, Bandinelli, che è poi il produttore mio. Adesso quel tipo di prodotto lì sta scomparendo, perché è cambiata proprio la fruizione. Adesso c'è internet, ci stanno le video chat, c'è una maniera più interattiva, c'è, il film è stato spezzettato in varie scene, in sottogeneri, e il film intero non so se c'è nessuno. Turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol. La Mucchio Selvaggio è stato innanzitutto un risultato che è arrivato dopo un periodo, un anno passato con un gruppo di amici che sono poi quelli del Truce Clan, che sono poi quelli dei rave, insomma, io ho sempre frequentato. È un film che è venuto fuori un po' in maniera naturale, cioè proprio voglia di tirar fuori quelle cose che facevamo tutti i giorni insieme, anche perché i film hard che c'erano erano un po' sempre dei cliché, che ne so, la donna elegante che va in un ambiente ricco, però poi la gente che si vede spesso, cioè, non so, dei ricchi signori che vanno in giro con dei decappottabili, cioè. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only... E quello è il mondo che mi rappresenta, sì, è il mondo che esprimo, e quindi, visto che lavoro nel porno, uso il porno per veicolare i messaggi che mi interessano a me. Diciamo, se fossi riuscito a diventare regista vero, avrei fatto dei film veri. Poi, visto che faccio il porno, le cose che mi interessano le metto là dentro, insomma, poi dopo... agli altri giudizio, ecco. In Italia essere regista hard comunque è un bel timbro, all'estero già mi sembra che sia stato già sdoganato come mondo, e forse la direzione anche in Italia è questa qua. Diciamo, io in effetti sono un videomaker, ecco, non è che, per fatto che c'è il titolo regista, non è che mi si può equiparare a regista de cinema, ecco. Mi hanno recentemente proposto altre cose al di fuori del porno, faccio i miei videoclip, sono apprezzato, mi sembra tutto sommato, mi aspettavo peggio, ecco. Oltre al porno, progetti come quello del 100 Celle Inc. sono le cose che vorrei fare. È una proposta recente che mi è arrivata da Flop TV, che è un canale web che però fa parte di Fox, quindi diciamo di Sky. Insomma, portare sempre dei contenuti che siano quelli miei, del mio mondo, che può essere, diciamo, può essere restrittivi, sì, la borgata o comunque il disagio, la voglia comunque di manifestare la propria diversità, i propri contenuti un po', chiamiamoli, alternativi. Diciamo, mancava un po' quell'aspetto borgataro
nel film porno, e io insomma me lo sono un po' preso. I got a living room full of fine dime bristles, waiting on the pistol, the dizzle, and the shizzle. G's to the bizac, now ladies see we kiss her. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm over best.